case molto piccole non potremo forse accogliere, però ecco, se vengono le famiglie che hanno dei figli preadolescenti o adolescenti, potrebbero andare i figli delle famiglie che arrivano in oratorio con i nostri figli preadolescenti e adolescenti, loro fanno una settimana di vita comune in oratorio e i genitori delle famiglie che arrivano straniere, per esempio, vanno a dormire in casa a Milano al posto dei figli che sono andati in oratorio. Si fa un'inversione, i figli vanno tutti in oratorio, i genitori tutti a casa. È un'idea, ecco, naturalmente noi vi lanciamo delle suggestioni, poi ascoltiamo le vostre domande. Ecco, chiaramente si può fare nella misura in cui esistono figli che hanno delle età che permettono di fare questo. Un'altra idea invece è questa, per esempio a Milano ci sono 190.000 persone che vivono da sole. Ecco, Bernino dice no, a Milano ci sono case senza abitanti e abitanti senza casa, cioè 190.000 persone che vivono da soli, magari tanti sono anche anziani, hanno delle case molto grandi per esempio, hanno delle case vuote, un centro qui per esempio è clamoroso ma non solo. Un anziano però magari dice ma io ho da solo una famiglia di 5, un uragano che mi arriva qui, magari qualche... Allora magari si può pensare che sia una famiglia tutor, potremmo dire, che magari sono i suoi figli o una famiglia del condominio che dice guarda, noi magari non abbiamo possibilità di accogliere, però ti diamo una mano, tu hai una casa grande e collaboriamo noi con te, che magari non te la senti da solo e hai invece tanto spazio. Si dice c'è chi ha il pane non ha i denti, che i denti non ha il pane. Oppure uno può anche semplicemente dire io non ho la possibilità comunque, non ho né l'uno né l'altro, però magari ho un divano letto, i miei figli possono andare a dormire in salotto, ci arrangiamo in qualche modo e nella camera dei miei figli magari ci posso mettere due persone o tre persone. Cioè considerate che questi pellegrini non è che staranno veramente tantissimo in casa, perché giustamente in questi eventi uno si alza presto, torna tardi, si è un po' in movimento. Quindi costa, cioè, conta di più non bloccarsi dicendo mamma devo accogliere una famiglia, chissà cosa devo fare. Oppure uno potrebbe dire ma il 2 giugno, il 3 giugno, la fine della scuola, un disastro, interrogazioni, i miei figli, magari uno degli insegnanti deve fare gli scrutini, una cosa da incubo. Ma guardate, non è mai il momento giusto per accogliere, perché a giugno c'è la fine della scuola, a luglio siamo in vacanza, a settembre riprende l'anno, a dicembre ci sono i regali, il quadrimestre. Non è mai il momento giusto. Oppure è sempre il momento giusto se scelgo di fare una scelta.